Vorrei dire che per me è un onore stare con questi colleghi, con Massimo della Commissione Difesa, con il quale appunto siamo saliti sul tetto. È un onore stare anche, poi parleranno gli altri, con Michele che sta combattendo tantissimo, Michele Dell'Orco. Oh, godo! Te la sei meritato! Con Michele Dell'Orco che sta lavorando tantissimo per fregare in pratica, per colpire i centri commerciali che vivono senza regola e distruggono i piccoli commercianti nei centri storici delle città che ormai si sono svuotati perché comandano le lobby appunto dei centri commerciali. È un onore stare con la Fede Dieni che viene appunto da Reggio Calabria e non sapete quanto combatte in affari costituzionali e non mi vergogno di dire la verità, Federica, l'ho vista piangere quando in affari costituzionali c'è stata quella votazione dittatoriale mentre la Boschi faceva la segretaria, cioè la segretaria di una commissione deve contare i voti, è entrato il presidente Sisto di Forza Italia dicendo chi è a favore, chi è contro, approvato, e si sono usciti. Così è andata la votazione, in 3 secondi, dittatoriale, applicando la ghigliottina, e quando il nostro collega Nuti ha chiesto il conteggio dei voti già erano tutti scappati. È quel momento che ci siamo molto arrabbiati e che abbiamo occupato la commissione affari costituzionali per protesta, è lì che sono stato accusato di aver voluto sfondare una porta con il busto di Giolitti, cosa assolutamente falsa, non era Giolitti. È lì che abbiamo preso così tanti giorni di sanzione, io personalmente 25, 15 per quella che era il dovuto con Speranza. Scusate se ho esagerato un pochino, mi è partita un po' la brocca, perché quando li senti mentire costantemente. E poi quando la Boldrini ci ha convocato a tutti quanti, che è successo? Cioè, con Speranza io mi ero preparato la risposta, anzi il logismo. Ho detto, presidente, nulla, io non gli ho impedito di parlare, gli ho impedito di mentire. Ma siccome grande, quando lui parla mente, per non mentire ha deciso di non parlare. A quel momento alla Boldrini mi cadono gli occhiali. Pensavo che mi dicesse, non offenda. E poi niente, mi hanno dato 25 giorni di sanzione, ma insieme a tanti colleghi abbiamo girato l'Italia. Mai un'espulsione. C'è una bambina che applaude alla mia espulsione. Quando verrà espulsa anche te a scuola, ricordaglielo. Papà, mi ha mai fatto applaudire all'espulsione di un parlamentare? Verrà fuori una ribelle. E c'è una signora che avevo visto, molto bella, venga qua, l'avevo invitata da prima. Venga, salga, non abbia paura. Cioè io mi rendo conto che quando noi, a parte Massimo che prima ha fatto un discorso molto, molto tecnico e preciso, ma di norma quando noi saliamo su un palco in mezzo a una piazza, facciamo una corà e parliamo del decretivo Banca d'Italia, della legge elettorale, dell'abuso della decretazione d'urgenza, sappiamo tutto qua. Cioè questo è uno zoccolo duro di cittadini sovrani, determinati e informati, che è incredibile, che è nato, cioè quello che diciamo noi già si sa. Per cui è bene che chiunque vuole può venire qui e può dire quello che vuole. Ieri Dariccione è venuto, perché l'abbiamo detto con la Giulia Sarti, abbiamo fatto una corà, abbiamo detto c'è qualcuno del PD, qua sicuramente c'è qualcuno del PD, ed è legittimo, tranquilli, non succede nulla, io una volta votavo PD, non c'è nessun problema, ci siamo resi conto, ma qua chiunque prende il microfono e parla, e se c'è qualcuno che ha votato il Partito Democratico, non Partito Democratico, vuole fare una critica, una domanda anche molto critica e puntigliosa, qui è benvenuto, può venire qui, prende il microfono e parla. E chiunque vuole qua dica quello che vuole, prego signora, dica quello che le pare, si sfogli pure se vuole. Volevo solo dire che io non ho mai seguito la politica, cioè mi sono interessata poco, però di voi sono entusiasta. Siete ragazzi seri, preparati, onesti, che è molto importante. E poi ecco, e io volevo dire che vi seguo e vi seguirò sempre. Siete l'unico partito che ha restituito soldi e non è poco. Avete dato anche un contributo per i terremotati e non è poco, perché
io ho verificato certe vostre notizie, ho proprio constatato che siete veramente sinceri. Dite quello che dite, quello che fate. E quindi per quello io lo amo. Da festa. Se sei una brava persona lì in Parlamento, non sei del PD, per cui dire ma ci vadi è differente, perché dice una cosa, ma Cooper non l'hai sentito, ha ricordato Gramsci, mentre ricordava Gramsci regalava miliardi di euro di soldi nostri alle banche private, indecenti sono. E Civati che si vanta la sera, però questo DL province, però forse lei sbrodola le sue critiche al Partito Democratico, ma non si azzarda ad uscirne. Quando si è votato alle province non era in aula, perché i gesti più rivoluzionari che fanno questi di sinistra è non entrare in aula quando c'è un voto complicato. Questo è il gesto rivoluzionario. E quando questo Giachetti ci ha tolto la parola a me e a Maglio perché abbiamo osato ricordare al Presidente che un capo dello Stato deve essere trasparente, un capo dello Stato serio, ci sono le mie telefonate, vi dico immediatamente i contenuti prima ancora che vengano pubblicate. Questo è un Presidente, ci ha tolto la parola ed era immediatamente intervenuta, ha chiesto la parola e ha continuato leggendo l'intervento di Maglio Di Stefano. Questo significa essere un gruppo in Parlamento, un gruppo in Parlamento. Grazie Mariella, grazie. Italiana, sì, colpevole, onesta, sì, colpevole, salgono su un palco, che ora perché c'è sto palco, insomma, noi per le agorè facciamo sempre in mezzo, esatto, noi siamo portavoce, parlamentari della pubblica portavoce, viene qua e dice a un parlamentare della pubblica fate questa proposta perché questa è una problematica grave del territorio, le cooperative rosse, sappiamo quanto sono immischiate con gli appalti dell'Expo, sappiamo tutto, cioè il cambiamento a questo, è già in atto. Ora, girando l'Italia, qua c'è Vittorio Ferraresi con il Non ci fermate tour, ci siamo resi conto che ci sono tre Italie in questo momento, tre. Uno zoccolo duro di cittadini informatissimi, magari anche persone che non votano al Movimento 5 Stelle, ma informatissime, sovrane, determinate, persone che sanno parlare di sovranità monetaria, che conoscono la problematica dell'euro, che sanno che cos'è un Eurobond, il MES, il Fiscal Compact, persone che partecipano, persone straordinarie, che ti sanno dire esattamente qual è il costo delle azioni che verranno rimesse sul mercato dopo il decreto di Banca d'Italia a sostegno di queste banche alle quali quelli di sinistra gli hanno regalato i soldi, e sono caso strano le stesse banche alle quali De Benedetti deve dare quattrini per i debiti di Sorgenia. Tutto torna, se ci informiamo tutto torna. Torna il fatto che sia stato svuotato il reato di scambio politico mafioso, il 416 ter, vi racconterà meglio dopo Ferraresi, e quando viene svuotato 12 ore dopo che Berlusconi sale al colle, tutto torna. E ieri Berlusconi minaccia le riforme, dice no, questo Senato va assolutamente, queste riforme renziane, che poi sono le stesse riforme che voleva Licio Gelli della P2, non vanno più bene, e poi dopo smentisce. Questi sono tentativi di ricatto istituzionale, intimidatori, che hanno sempre fatto, se li sono sempre fatti da destra a sinistra, perché tutti sono immischiati nel malaffare, tutti. Perché non è mai esploso del tutto lo scandalo MPS? Pensate che Berlusconi non conosce nome e cognome anche dei politici immischiati che hanno rubato, li sa. Ma dice, occhio, se tu mi freghi qua, io poi ti frego di qua. La Repubblica del ricatto, è questa la Repubblica italiana. Quando Marrazzo, governatore del Lazio, fu beccato a trans e cocaina, quel video arriva tramite Panorama a Berlusconi. Berlusconi non è che immediatamente denuncia. Immaginate se ci arrivasse domani un video con, poverino, è un esempio, con Del Rio, con transessuali e cocaina. È un esempio, è una brava persona, ha 18.000 figli. Noi che cosa faremmo per il bene della Repubblica? Lo denunceremo immediatamente all'opinione pubblica, anche se non è reato, perché un candidato, un dipendente pubblico deve essere integerrimo, deve essere trasparente, deve essere pulito. Berlusconi invece che fa? Chiama Marrazzo e dice c'ho il tuo video. Come dire, occhio a come ti muovi perché ti controllo. Questa è la Repubblica, per quello si sono sempre fatti i favori reciproci, non si sono mai buttati giù, per quello non hanno fatto la legge sul conflitto di interessi per fregare Berlusconi, perché altrimenti quella stessa legge avrebbe fregato i partiti che con le fondazioni, esattamente, questo è il concetto.
questa è la Repubblica Italiana, e c'è una parte di italiani che l'ha capito e che tutto quello che noi diciamo oggi già lo sa, già lo sa, per quello io faccio parlare le persone, che è molto più interessante secondo me. Poi c'è un'altra Italia di persone disinformate che ripetono a bacchetta degli slogan vuoti televisivi, che quando criticano il Movimento 5 Stelle tu gli dici: ma mi dici una cosa che non ti è piaciuta, che il Movimento 5 Stelle ha proposto, votato? Silenzio, non sanno dire nulla. Queste persone ci dobbiamo parlare, non da arroganti come non sapete un cazzo, io so, no, perché così chiaramente uno scappa e dice: ma quelli sono una setta. No, ci dobbiamo parlare con pazienza, con le informazioni. Quando fanno una critica al Movimento 5 Stelle, se è corretta, noi pure abbiamo sbagliato diverse volte, tutti sbagliano, accettarla e poi raccontargli per filo e per segno il programma, che cos'è il fiscal compact, perché è un trattato che ci ucciderà nei prossimi 20 anni, perché possiamo ancora abolirlo, perché non è diventato per esempio diritto comunitario, perché fu ratificato come trattato semplice. Ci sono tante cose interessanti, per quello hanno paura che andiamo in Europa, per quello, perché possiamo cambiare tutto, siamo ancora in tempo per cambiare tutto e spiegargli bene le cose. Poi c'è un'altra parte, che è quella un po' più pericolosa, che sono gli assuefatti. C'è una parte di Tenere che sono assuefatti, che non si scandalizzano che il governatore Scopelliti, concludo, esattamente, il governatore Scopelliti sia stato condannato in Calabria, che non si scandalizzano che Berlusconi salga al Colle, che non si scandalizzano di Genovese, che non si scandalizzano che ci siano i piduisti e i mafiosi in Parlamento. Ok, con loro l'unica soluzione è l'entusiasmo, cioè andarci a parlare e fargli capire di quanto ci crediamo. Questo è un dovere nostro, perché se riusciamo a prendere un voto più del PD alle prossime elezioni, alle europee, avremo la possibilità contrattuale di aprire una crisi di governo, di imporre, di chiedere fortemente al Presidente della Repubblica di aprire una crisi di governo, di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni immediate. E in quel caso si va a votare con il consultellum, la legge uscita fuori dalla consulta, e ci giocheremo le elezioni. Vinceremo noi, vincerà, comunque sarà un Parlamento eletto e legittimo a livello costituzionale, e in quel caso ci conteremo. L'ultima cosa, parlate anche dei risultati. Sappiate che non è un caso se fanno arresti, non è un caso se Cosentino sta in galera, non è un caso se viene condannato Genovese, non è richiesta l'arresto, non è un caso se viene condannato Scopelliti, non è un caso che noi andiamo all'Expo e la settimana dopo partono gli arresti, non è un caso che noi andiamo a Salerno e bloccano un progetto devastante. Non sono casi, c'è una parte d'Italia di magistrature e di giornalisti seri, eccezionali, che oggi grazie al Movimento 5 Stelle nelle istituzioni si sente molto più tutelato, perché sa che non è solo, perché Di Matteo sa che può continuare a fare la battaglia contro la mafia, che qualcuno in Parlamento lo sosterrà sempre. I magistrati che lottano contro le cooperative rosse qui non sono più soli contro questo sistema del magna magna generale e qualcuno in piazza che mangia con quello scandalo delle cooperative rosse c'è anche oggi, e sappiate che per voi è finita, è finita. Sanno che c'è in Parlamento una forza che sostiene queste battaglie. Per quello è importante andare in Europa, perché andremo in Europa e sosterremo delle battaglie anche europee, europee. E ascolteremo e diremo: non ce lo chiede l'Europa, ma ce lo chiedono gli europei. Grazie a tutti, diciamo noi. Grazie, grazie. No, no, eccezionale.